un geologo, anche giornalista, ha pensato ad un libro di facile accesso che aiuta a comprendere il fragile equilibrio fra natura e opera dell'uomo. Questo manuale di educazione ambientale si chiama I Tre Cittadini ed è ispirato alla fiaba I Tre Porcellini ed è stato scritto da Antonello Fiore, presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale, con la collaborazione di Pino Zarbo, edito da Fra le Righe Edizioni. Noi ne parliamo con lui in collegamento telefonico. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno ai radioascoltatori. Obiettivo di questo libro, il rispetto dell'ambiente, ecco, come è strutturato? Il libro in pratica, come ha detto, richiama la fiaba dei tre porcellini, dove i tre lupi sono stati sostituiti da tre fenomeni naturali. Il primo un'alluvione, il secondo una frana e il terzo il terremoto. Quindi come nella fiaba, i primi due fratelli un po' diciamo che non hanno seguito i consigli della mamma e hanno preferito mettere avanti il loro egoismo, il loro piacere, il loro interesse, il voler giocare, costruiscono delle case insicure, uno nei pressi di un corso d'acqua, l'altro nei pressi di una collina. Soltanto il terzo fratello costruisce la casa in una zona sicura con dei criteri antisismici. Quindi quando arriva l'alluvione distrugge la prima casa, quando si verifica la frana distrugge la seconda casa, quando arriva il terremoto, poiché ha seguito i consigli della mamma, o meglio della madre terra, il terzo fratellino salva la propria vita e quella dei suoi fratelli. Quindi ha questo lieto fine, la fiaba ha questo lieto fine. Questo serve per educare i più piccoli alla conoscenza dei fenomeni naturali, del proprio territorio, ma soprattutto alla consapevolezza che le nostre attività possono interferire, amplificare i fenomeni naturali. Ecco, questa è l'idea del progetto. Lei parte dai bambini, però questo libro, questo piccolo libro, in realtà offre spunti di riflessione anche agli adulti. Sì, sicuramente. Questo libro è stato pensato per i bambini, perché io mi sono soffermato ad osservare mio figlio Leonardo e quindi alle sue curiosità. Perché parte dai bambini? Perché comunque più volte ci siamo chiesti come impedire che la nostra società così sviluppata possa evitare di danneggiare l'ambiente che ospita la nostra vita. E questo ci siamo confrontati molte volte con gli adulti, poi abbiamo pensato che è necessario partire dai più piccoli, perché la costituzione di una società sostenibile richiede un'adeguata formazione dei più piccoli e della loro capacità di trasmettere all'esterno e all'interno delle proprie famiglie ciò che hanno appreso a scuola. Però nello stesso tempo i contenuti del piccolo manuale sono rivolti agli adulti, perché comunque è necessario avere una consapevolezza, come dicevo, di quello che ci accade attorno. Noi per promuovere questi progetti di educazione civica e ambientale pensiamo sia necessario attivare le comunità educative, dove diverse parti della società collaborano per promuovere la conoscenza del territorio e la consapevolezza dei pericoli naturali per il bene comune. Quando mi riferisco alle diverse parti della società, mi riferisco appunto alla scuola, alla famiglia, alle associazioni, alle amministrazioni locali, all'università. Voi in Puglia abbiamo un corso di scienze ambientali molto valido proprio a Taranto, quindi è un gioco di squadra che può servire a migliorare l'intera qualità della vita della nostra società. Dottore, siamo in chiusura, manca poco. Cosa ci può salvare? Lei lo dice, però io vorrei sentirlo dalla sua voce. Ci può salvare soltanto la consapevolezza, la conoscenza, studiare la conoscenza dei fenomeni naturali e la preparazione nel poter evitare che le nostre azioni possano interferire con i fenomeni naturali, le alluvioni, le frane, i terremoti, l'erosione costiera. Quindi questo è quello che ci può aiutare a vivere meglio, a tutelare l'ambiente e la vita che esso ospita, la nostra vita che esso ospita, quindi per la nostra salute e per il nostro benessere.